Ascolteremo oggi pomeriggio un altro scienziato, vi presento il professor Carlo Soave, che è un professore ordinario di genetica e che insegna fisiologia vegetale alla ex facoltà di scienze, perché non esistono più le facoltà con la legge Gelmini, purtroppo, all'Università Statale di Milano. La sua conferenza si intitola Genetica e determinismo. Bene, grazie. Io da ragazzo facevo il medico, poi non mi sono mai occupato di medicina, mi sono occupato più di aspetti di genetica e di fisiologia, in particolare di genetica e fisiologia delle piante. Questa diapositiva la utilizzo in un altro tipo di conferenza, quando parlo se le piante vedono i colori. Li vedono, la risposta è sì. Comunque oggi parliamo di questa storia, il determinismo genetico negli organismi viventi, cioè non solo nell'uomo ma in tutti gli organismi viventi. Comincio con questa frase di Hannah Arendt. Faccio una premessa, io non so qual è la vostra preparazione, però ci sono alcune cose che magari io ritengo scontate, che tutti sanno, e magari non è così. Allora, se c'è qualche volta che dico qualcosa che non è chiaro, interrompetemi pure e chiedetemi scusa cos'è questa cosa qua, molto tranquillamente. Allora, la frase di Hannah Arendt dice: che cosa sia realmente il male oggi non lo so, ma mi sembra che abbia a che fare con la riduzione di uomini in quanto uomini ad essere assolutamente superflui, il che significa non già affermare la loro superfluità nel considerarli per esempio come mezzi da utilizzare, ciò che lascerebbe intatta la loro natura umana, li considero strumenti ma tuttavia lascerebbe intatta la loro natura umana, bensì rendere superflua la loro qualità stessa di uomini. Allora a me colpisce sempre questo punto, cioè rendere superflua la loro qualità stessa di uomini. Perché questa è una domanda che dice: ma cos'è questa qualità stessa che abbiamo noi? Insomma, questa è la domanda che credo ci si faccia tutti, ma certamente è una domanda che interroga anche la biologia. Per esempio, in biologia c'è chi pretende di individuare nella struttura biologica e genetica l'essenza dell'umano. Altri affermano invece l'irrilevanza della natura biologica dell'uomo in quanto tutta la sfera della vita umana sarebbe frutto di scelte culturali, etiche e politiche. Cioè è il dilemma che si dice nature nurture, cioè noi siamo tutto ciò che siamo per natura o per cultura. Allora il punto che vorrei affrontare è come emerge oggi dalla ricerca scientifica la questione antropologica, cioè la domanda sull'uomo, sulla natura umana. Questa è la cosa che vorrei trattare oggi, però la vorrei trattare da un punto di vista molto generale, dal punto di vista biologico molto generale, cioè la biologia, in particolare la biologia evoluzionistica, ci aiuta a ritrovare nella storia profonda la strada che ha portato fino a noi e a cercare in questa strada elementi di identità umana, cioè voglio dire, noi uomini siamo dentro una storia che è cominciata molto prima di noi, è cominciata 3,5 miliardi di anni fa, e questa è la storia evolutiva. Allora, la biologia evoluzionista, che spiega un po' come è andata questa storia, ha qualcosa a che dire su cos'è la natura umana. Teodosio Dobzhansky, che è stato un grande genetista di popolazioni, lui era russo, emigrato in America, dice questa famosa frase: nothing in biology makes sense except in the light of evolution, cioè nulla in biologia fa senso se non alla luce dell'evoluzione. Oggi, lui lo diceva così nel 73, oggi nel 2012 dovremmo dire anche in the light of development, alla luce dei meccanismi di sviluppo, perché non è irrilevante, perché è con lo sviluppo che si generano le forme e quindi si dà corpo anche a queste forme che si sono succedute nel corso della storia. Allora, la prima parte di quello che parlerò è un po'
cosa ci dice oggi sulla grande storia della vita sulla Terra, e poi andremo un pochino più dentro alcuni aspetti più precisi. Allora, intanto, l'evoluzione biologica cos'è? È il percorso storico dei viventi sulla Terra. Dentro questa storia gli organismi oggi presenti discendono da antenati vissuti nei tempi passati fino ad uno o poche forme iniziali. Essi sono quindi, questi organismi viventi, l'esito di trasformazioni morfologiche avvenute nel lungo periodo della comparsa della vita sulla Terra. Trasformazioni che però non intaccano il legame ultimo di parentela che lega tutti i viventi presenti e passati tra loro, cioè è una lunga storia di una discendenza. Su questo assolutamente credo non ci debbano essere dubbi. Si potrà discutere molto sui meccanismi che hanno operato, eccetera, io ne farò vedere alcuni, però questo legame che ci lega ogni vivo da un vivo precedente è un fondamento importante. Questa è una frase di Darwin che io ho trovato sempre bellissima, quando lui percepisce questo concetto dell'evoluzione scrive: vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con le sue diverse forze originariamente impresse dal creatore. Io ho messo qui tra parentesi del creatore perché non c'era nella edizione originale del 59, l'ha introdotta lui nella sesta edizione del 72, quando lui nella sesta edizione dell'Origine delle Specie per mezzo della selezione naturale ha inserito questa dal creatore, che qui è tra parentesi: con le sue diverse forze originariamente impresse dal creatore in poche forme o in una sola, e nel fatto che mentre il nostro pianeta ha continuato a ruotare secondo l'immutabile legge della gravità, da un così semplice inizio, bellissima qui, innumerevoli forme, bellissime e meravigliose, si siano evolute e continuano ad evolvere. A me questo brano qui di Darwin mi ha sempre commosso molto. Ma com'è andata questa storia della vita? Com'è andata a grande scala la storia della vita sulla Terra? Ora qui credo che bisogna avere un momento, cioè se noi ci stacchiamo un momento dai punti particolari, la guardiamo un po' più da lontano, quello che a mio parere emerge sono questi punti. Un tempo lunghissimo di apparente immobilità, le prime forme viventi sono degli organismi monocellulari, sono intorno a 4 miliardi di anni fa, quindi sono organismi monocellulari senza o con nucleo, batteri fotosintetici, insomma, e siamo intorno a 4 miliardi di anni fa. Tenete conto che la Terra comincia a raffreddarsi intorno a 4 miliardi, si forma 4 miliardi e mezzo, insomma, in questi primi 500 milioni di anni comincia a raffreddarsi. Poi abbiamo un'esplosione di forme viventi, siamo nel periodo del precambriano. Qui sono stati degli scavi, la cosiddetta fauna di Ediacara, sono intorno a 700-500 milioni di anni fa, e si vede una prima esplosione di forme viventi. Prima erano tutti organismi monocellulari, batteri sostanzialmente, come quelli che ci sono oggi, e poi in un breve periodo abbiamo un'esplosione di forme, seguita da estinzioni spaventose, cioè tutta la fauna di Ediacara poi scompare a seguito di un'estinzione incredibile, poi dopo una seconda esplosione, l'esplosione del Cambriano, qui la fauna di Burgess Shale, che sono questi giacimenti in Canada, 570 milioni di anni fa, e anche questa viene spazzata via da un'estinzione spaventosa in un tempo geologicamente breve, su 40 milioni di anni tutta la fauna di Burgess Shale sparisce. E poi c'è un'altra estinzione di massa, 225 milioni di anni fa, tra paleozoico e mesozoico. Più del 96% delle specie allora esistenti spariscono. E poi un'altra ancora di estinzione di massa, 65 milioni di anni fa, è l'estinzione del Cretaceo, quella che si pensa dovuta all'impatto di un meteorite. E qui è l'estinzione dei dinosauri. Quindi è una storia, se noi la guardiamo a grande scala, di esplosioni di forme viventi seguite da decimazioni incredibili. Ogni volta più del 90% della fauna allora vivente sparisce, pochi sopravvivono, riesplodono e via ancora.
E da tutto questo sconvolgimento la linea che porterà a Homo, noi, è una linea infinitamente esile, un ramoscello. Eppure si mantiene, si distacca dalle grandi scimmie circa 6 milioni di anni fa. Rimane praticamente ferma la nostra linea evolutiva per milioni di anni, fino a circa 1 milione di anni fa con Homo habilis. E infine solo 200-100 mila anni fa compare Sapiens. Ora, proviamo a immaginare, insomma, questa è come è andata a grande scala questa storia. Cioè, io credo che avere in mente, chiaro in mente, questa situazione ci permette in qualche modo di essere più consapevoli di cosa noi siamo. Noi siamo un ramoscello minuscolo che è venuto fuori da una storia così incredibile. Guardate, questo è qui una scissa in tempo, sono milioni di anni, qui siamo quindi già nel Cambriano, la vita era cominciata molto 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 prima, e questi triangoli gialli sono i cosiddetti Big Five, sono le grandi estinzioni, pam 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 pam, una dopo l'altra, e quelle blu sono delle altre estinzioni meno big, un po' più, quindi una storia costellata da incredibili estinzioni. E poi guardiamo anche, queste per esempio sono delle forme di vita che esistevano nel precambriano, questa è la fauna di Ediacara, sono forme già di organismi pluricellulari, quindi già molto più evoluti rispetto, più complessi rispetto ai batteri, non che i batteri siano semplici. E questa invece è la fauna di Burgess Shale, forme stranissime, ma tutte queste... Questi viventi sono spariti. L'unico che è sopravvissuto di questi, che poi avrà dato origine a gran parte della discendenza, è questo animale qua, Picaia si chiama, che aveva la notocorda, quindi con la simmetria bilaterale. Ma tutte queste altre forme, non perché queste forme fossero poco adattate, ma sono state spazzate via. Cioè, ogni volta che abbiamo questa esplosione, si generano moltissimi piani corporei, tutti perfettamente possibili, che vivono, eccetera. Quindi il modo di comporsi della materia vivente è molto plastico, si possono fare moltissime forme, solo alcune sopravvivono, a seguito di eventi di decimazione incredibile. Per cui, voglio dire, quando si vedono i diagrammi evolutivi, normalmente li si fanno vedere come un cono rovesciato, no? Da un punto, poi tan 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 così, no? Non è andata così la storia è andata in quest'altro modo, da un punto, da forma iniziale c'è questa espansione e poi una potatura, una decimazione impressionante. È diverso il modo di come dobbiamo rappresentarcela. E voglio dire, poi quali erano gli organismi più rappresentati all'inizio di questa storia? I batteri. E oggi chi sono gli organismi più che dominano la Terra? I batteri. Se arrivasse la catastrofe atomica, tutti noi spariremmo, i batteri sarebbero gli unici che sopravvivono. Sono sicuramente le forme più adattate, cioè gli organismi viventi più abbondanti allora e ora sono sempre i batteri, e tutte le altre forme che oggi sono assolutamente minoritarie. Ora, quali sono i problemi che ci sono di fronte a questa storia? Beh, le cause dell'esplosione. Come mai sono state queste esplosioni di forme viventi? Ma alcuni dicono il barile ecologico vuoto, cioè le nicchie ecologiche erano vuote e quindi hanno potuto essere colonizzate, eccetera. Il sistema genetico giovane non vuol dire molto, un sistema genetico giovane cosa vuol dire? Ma sostanzialmente per dire che nessuno lo sa, perché come mai sono avvenute queste esplosioni. Sicuramente cause della decimazione, ma certamente eventi esterni, il meteorite, eccetera. Non è che siano sopravvissuti migliori, non è che dimostrare, certo, tutti quelli che sono sopravvissuti dovevano essere adattati, se no sarebbero stati spazzati via prima. Però di tutte quelle forme di cui vediamo le testimonianze fossili, non si può dire che fossero non adattate, cioè in altri termini,
cosa dice la storia della vita, a mio parere? Dice che ogni ripetizione del film della vita, cioè se noi riavvolgessimo il nastro e facessimo ripartire, beh, a mio parere ogni ripetizione potrebbe portare a una storia radicalmente diversa da quella avvenuta nella realtà. Nota bene però, non è che la diversità dei possibili itinerari non abbia un significato, dice solo che i risultati non erano predicibili fin dal principio, cioè noi non siamo in condizione di dire come avrebbe dovuto andare la storia, oppure come andrà. Certamente i risultati finali non erano predicibili dal principio, analogamente al concetto di contingenza che opera nella storia. Cioè, voglio dire, se non ci fosse stato Alessandro Magno sarebbe andato allo stesso modo, si può dirlo. Quindi una sequenza di eventi storici precedenti non necessari ma non sufficienti per prevedere il successivo evolversi. Faccio notare che c'è una profonda analogia anche di questa storia della vita sulla Terra con l'evoluzione del cosmo. Anche nell'evoluzione del cosmo ci sono stati eventi catastrofici incredibili, assolutamente incredibili e imprevedibili. Questa è una prima evidenza che a mio parere, sulla quale a mio parere dobbiamo riflettere e essere consapevoli. La storia della vita sulla Terra è una storia di eventi contingenti, non predicibili dal principio. E quindi noi siamo un evento minuscolo, imprevedibile, di una storia lunghissima, costellata da sconvolgimenti terribili, ognuno dei quali avrebbe potuto spazzarci via come linea evolutiva migliaia di volte. Eppure siamo emersi da questo tempo profondo, dotati di una capacità di intelligenza in grado di trasformare il pianeta e sondare l'universo. Ora, questa foto che voi vedete è una foto che rappresenta com'era l'universo 300 milioni di anni dopo il Big Bang iniziale. Questo è stato ricostruito dalle disomogeneità della radiazione di fondo. E questi punti più caldi rispetto ai punti più freddi sono i primi le prime ammassi che poi daranno origine alle galassie, eccetera. Quello che a mio parere è commovente in questa figura è la seguente cosa, cioè noi fino diciamo a Copernico e poi eravamo, ci pensavamo al centro del cosmo, poi dopo quando abbiamo capito che noi eravamo invece siamo stati relegati in un punticino minuscolo alla periferia dell'universo, eppure quindi voglio dire sbalzati dal centro e buttati in una periferia estrema. Eppure in questa periferia estrema c'è della gente, ci siamo noi, capaci con la nostra intelligenza di riportarci, se non proprio al punto zero, a pochi millesimi di secondo dall'inizio del tutto. Perché qui siamo 300 milioni di anni dopo l'inizio del Big Bang, che sono 15 miliardi, quindi è un battito di palpebre. Ecco, noi abbiamo questa capacità, pur stando nella periferia estrema e esito di queste storie sconvolgenti di vita sulla Terra, di riavvicinarsi, di rimetterci al centro perché possiamo risalire all'inizio del tempo. Cosa sia il tempo poi in fisica è sempre una cosa molto difficile. Vabbè. Ecco, questo è un primo aspetto, cioè come è andata questa storia. Adesso entriamo su un altro aspetto. Devo tenere un momento conto l'ora. Okay. Dico, se la grande storia della vita è segnata dalla contingenza, cosa possiamo dire delle leggi che determinano la forma e funzione degli organismi viventi? Sono anch'esse, cioè, noi stessi siamo determinati dalla contingenza o siamo determinati, per esempio, dai geni? Sono prevedibili i fattori che fissano i canali entro cui i piani organici dell'organismo si sviluppano e danno forma all'individuo adulto
detto in forma molto intricata, questa frase dice: ma c'è qualcosa in un neonato che già fissa il suo destino fino in fondo, oppure addirittura nello zigote? E come gli organismi cambiano in risposta alle condizioni ambientali nel corso delle generazioni? Perché ci sia che gli organismi cambiano in risposta alle condizioni ambientali è un'esperienza di tutti. E che gli organismi cambino nel corso delle generazioni è essenziale, perché sennò non ci sarebbe stata evoluzione. E quindi quali sono i meccanismi evolutivi e le forze in gioco? Quindi è un riguardare quella stessa, quello stesso punto che c'era nella storia della vita sulla Terra anche a livello dei singoli organismi viventi. Allora qui entriamo, se volete, nel terreno, nel campo delle teorie evolutive, cioè dei tentativi di dare una spiegazione delle forze e dei meccanismi che governano questo cambiamento nel corso delle generazioni degli organismi viventi e che presiedono alla loro funzione. Allora, Darwin, da un certo punto di vista, lui dava una risposta ai meccanismi evolutivi, alle forze in gioco, quando dice: è interessante, qui siamo nell'origine delle specie, cioè nel 59, questa è la prima edizione, è interessante contemplare una rigogliosa ripa fluviale rivestita da tante piante diverse, con uccelli che cantano sui rami, con insetti che sfrecciano intorno, con i vermi che strisciano sul terreno, e riflettere che tutte queste forme sono state prodotte dalle leggi che operano attorno a noi. Quindi lui dice: queste sono le leggi, i meccanismi, le forze che operano attorno a noi. Queste leggi quali sono? Sono la crescita con riproduzione, cioè il fatto che le generazioni susseguono, l'eredità implicita nella riproduzione. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente che i genitori trasmettono qualcosa ai figli, i figli assomigliano al genitore, questo è un concetto di eredità, cioè che si trasmette qualcosa durante il corso delle generazioni. La variabilità, quindi le differenze che intercorrono tra i vari organismi, anche della stessa specie, è derivata dall'azione diretta e indiretta delle condizioni di vita e dall'uso e disuso. In questo concetto lui, la differenza che si origina tra i viventi, che deriva dall'azione diretta e indiretta delle condizioni di vita e dall'uso e disuso. Chi ha un po' di familiarità ricorda benissimo che questo è un concetto di tipo lamarchiano, cioè di Lamarck. Lui diceva, Lamarck, che la vita, dopo riprenderò questo punto, modifica l'organismo vivente, e queste modificazioni introdotte dalla vita sono trasmesse alle generazioni successive. Il concetto dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Quindi in questo senso Darwin era lamarchiano. La verità è derivata dall'azione diretta e indiretta e dal tasso di riproduzione elevato. Qui era il concetto della la progenie molto numerosa, le risorse non sono sufficienti per tutte, e quindi c'è la lotta per la vita, la struggle for life, cioè perché le risorse sono scarse, quindi sono troppi che mangiano sulla stessa torta, insomma. E quindi alla selezione naturale, che produce la differenziazione dei caratteri e l'estensione delle forme meno perfette. Quindi il concetto fondamentale di Darwin era: gli individui sono diversi tra loro per varie cause, ivi incluse l'uso e disuso, eccetera, ci sono troppi individui, le risorse sono scarse, e quindi c'è la selezione naturale che produce la differenziazione. Sceglie quelli più adatti. Quindi lui dice: dunque, dalla guerra della natura, dalla carestia, dalla morte nasce la produzione di animali più elevati. E voi vedete che in qualche modo Darwin cerca di rispondere a quali sono i meccanismi e le forze in gioco, e questa è la sua idea. Però qui siamo nel 1859, lui non sapeva assolutamente nulla di genetica, perché allora non c'erano queste conoscenze, però dopo
con Mendel si comincia ad avere idea di cos'è, in cosa consiste il patrimonio genetico, ci tornerò più avanti, e si arriva a quella che è stata, quella che ha sotto il nome di sintesi moderna. Questa è una teoria evolutiva che ha tenuto banco praticamente per tutto il secolo scorso, è stata fondata intorno agli anni 30 da una serie di autori, in particolare Axel Dobzhansky, Miles Simpson, Fisher come genetista di popolazione, Sewall Wright, e che ha tenuto banco, diciamo, fino a quasi alla fine del secolo scorso. Cos'è la sintesi moderna? La sintesi moderna riprende i concetti base della teoria darwiniana, cioè la differenziazione e selezione, fondendoli con la genetica mendeliana, con la genetica di popolazione, che è successiva alla genetica mendeliana, e successivamente anche con la genetica molecolare, cioè quando si viene a conoscere la struttura dei geni, cioè il DNA, eccetera, eccetera. Questa è la famosa foto della conferenza di Princeton del 47, dove Huxley mise i paletti di quella che si chiama la sintesi moderna. Ora, questi paletti sono i seguenti. Ora, queste sono le assunzioni. Questi sono, li tengo in inglese, la parte rossa, perché sono proprio quelli che aveva detto Huxley, comunque sono facilissimamente comprensibili. Se non mi chiedete, spiego subito. Allora, prima assunzione è che l'eredità è il fatto che ciò che noi trasmettiamo progenie occorre, capita attraverso la trasmissione dei geni che ci sono nelle cellule germinali, quelli che noi chiamiamo i gameti. Quindi ciò che passa dai genitori ai figli sono i geni contenuti nei gameti. Però la cosa importante è quest'altra: non è tanto ciò che afferma che è quello in nero, ma ciò che esclude che è in rosso. Cos'è che esclude questa assunzione? Che non ci sono variazioni ereditabili, trasmettibili, che non sono basate sui geni, cioè sul DNA. Quindi tutto ciò che passa sono ciò che è contenuto nei geni delle cellule gametiche, non altro. Quindi quel concetto darwiniano, uso e disuso, di tipo lamarchiano, viene qui escluso. La variazione ereditaria, cioè il fatto che io sono diverso da un altro, un batterio è diverso da un altro batterio, eccetera, non dipende dalla storia di sviluppo dell'individuo. Cioè non c'è quella che si chiama l'ereditarietà morbida, questo è il concetto lamarchiano. La variazione ereditaria non è modificata dalla storia di sviluppo, cioè non è. Se io faccio una vita diversa da un altro, non è, e quindi mi differenzio perché faccio un mestiere, faccio il contadino, e quindi quell'altro invece fa il professore universitario, quindi uno è abbronzato che sta in campagna, l'altro no, ma questa differenza non è trasmessa alla progenie, perché è solo quello che c'è nei geni della linea germinale. E la storia di sviluppo non modifica ciò che c'è nella linea germinale. La terza assunzione, poi ci sono molte altre sottoassunzioni, ma questi sono i caposaldi. Con poche eccezioni, la macroevoluzione, cos'è la macroevoluzione? La macroevoluzione è la formazione di tutte le grandi fila, le varie le piante, nei vari fila degli animali, eccetera. Questa macroevoluzione è in continuità con la microevoluzione, cioè la macroevoluzione non è nient'altro che l'accumularsi di piccole, piccole, piccole differenze che si accumulano entro individui delle stesse specie di specie affine finché divergono talmente che si formano i grandi fila. Quindi, con poca eccezione, la macroevoluzione è in continuità con la microevoluzione e non richiede nessuna considerazione extra oltre i meccanismi che operano nella microevoluzione. Vedete, anche qui non è tanto ciò che afferma, ma ciò che esclude.
Qui in questo caso dice esclude che la macro sia un qualcosa di diverso dalla micro. È la stessa cosa, solo che si espande nel tempo. Forse questi sono gli assunti, come dire, i pilastri. È evidente che su questi pilastri già si possono derivare delle conseguenze molto precise. Per esempio, adesso la riassumo questa formula, che questa è mia. In ultima analisi, quindi, la sintesi moderna, con i suoi successivi aggiornamenti, afferma che cosa? Che l'evoluzione biologica, cioè questo succedersi di organismi viventi imparentati tra loro in questa successione da progenitore a progenie, quell'evoluzione risulta dalla selezione naturale, i più adatti, che conduce alla lenta, cumulativa, graduale sopravvivenza, non casuale, perché sono quelli più adatti, di mutazioni geniche casuali, perché si originano nelle cellule germinali per motivi puramente casuali, indipendenti dal mondo esterno, dalla storia individuale. Allora, su questa base è chiaro che la visione che viene prodotta dalla sintesi moderna è una visione evolutiva rigidamente genocentrica. Cosa vuol dire? Cioè che quello che sono gli organismi viventi è totalmente determinato dal loro corredo genetico. Allora, per esempio, guardate queste frasi. Questo è Schrödinger, quello Schrödinger fisico, questo è un suo libro, Cos'è la vita, del 47, e dice: sono questi cromosomi. Lui nel 47 si sapeva che i geni erano piazzati sui cromosomi, perché l'aveva già dimostrato Morgan nel 1910. Sono questi cromosomi, però non c'era ancora il concetto di Watson e Crick del 53, però si sapeva che dentro i cromosomi c'era DNA e che era DNA la molecola che portava l'informazione genetica. Sono questi cromosomi che contengono in una specie di codice cifrato l'intero disegno del futuro sviluppo dell'individuo e del suo funzionamento nello stadio della maturità. Cioè, in altri termini, cosa dice? Noi siamo quelli che siamo in forza di quello che c'è scritto nei nostri cromosomi. Questo è quello che sta dicendo. Questi cromosomi sono codici di legge e potere esecutivo, o per usare un'altra metafora, sono il progetto dell'architetto e insieme abili costruttori. È una visione strettamente genocentrica, assolutamente. Questo invece Maynard Smith, un altro padre nobile della biologia, questa è in inglese. Developmental biology è la biologia che studia lo sviluppo di un organismo vivente. Può essere vista come lo studio di come l'informazione nel genoma è tradotto nella struttura adulta. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che io sono dipende dall'informazione che c'è nel mio genoma. Cioè tutto il mio sviluppo, cioè lo sviluppo non è nient'altro che il programma in azione di quello che è contenuto nel mio genoma. La biologia del genoma può essere vista come lo studio di come l'informazione nel genoma è tradotta nella struttura adulta. Quindi la biologia evoluzionistica, cioè quella che studia tutto, come mai è avvenute tutte queste trasformazioni, è di come l'informazione è arrivata lì all'inizio e poi come si è modificata nel corso. Questo invece è Dawkins, questo è molto più noto perché viene ripreso molto spesso dai giornali, è quello del gene egoista. Dawkins, il gene egoista, dice che il nostro corpo non è nient'altro che vettore, il trasportatore, cioè il modo che hanno trovato i nostri geni di propagarsi. Cioè il corpo è lo strumento che usano i geni per sopravvivere e riprodursi nelle prossime generazioni. Lui dice, the genetic channel, il canale genetico tra le generazioni, cioè che è la trasmissione di questo patrimonio ereditario, è l'unico che ha significato dal punto di vista evolutivo. Quindi le specie cambiano perché cambia l'informazione genetica. È il solo canale che contribuisce al cambiamento cumulativo evolutivo, perché i geni, solo i geni, hanno
sono capaci di replicare se stessi utilizzando il corpo come modo di replicarsi. Anche questo, vedete, sono tutte concezioni che danno corpo a quella idea della sintesi moderna strettamente genocentrica. Noi siamo quelli che siamo in forza dei nostri geni, quindi è uno stretto determinismo genetico, i geni cambiano per accidenti casuali, i diversi vengono selezionati sulla base della loro fitness, della loro capacità di adattarsi a sopravvivere. Questo è l'ultimo grido della savana, questo è Nature Review Genetics, Robinson, qui siamo nel 2005, quindi abbastanza recente, che dice il goal della sociogenomica. Cos'è la sociogenomica? Beh, se tutti questi che dicono prima e sulla serie ha ragione, allora anche i nostri comportamenti sociali sono dipendenti dai nostri geni. E quindi la genomica cosa? È un programma di studio che dice vuole raggiungere una comprensione esauriente della vita sociale in termini molecolari. Per cui il professor Pessina fa questo lavoro qui in forza dei geni che ha. Quali geni? Quali vie regolano quegli aspetti dello sviluppo della fisiologia e del comportamento che influenza la socialità. Cioè, questo, tenete conto che Nature non è proprio l'ultima rivista parrocchiale, una delle, cioè, nella lotta, mettiamola così, tra le varie idee, tenendo conto anche di molti aspetti un po' ideologici, anche più banali, eccetera, sono state magari tenute in disparte e non valorizzate, ci sono state, ci sono sempre nel mondo della cultura le scuole, no, che cercano poi di dominare il campo. E un'ipotesi alternativa, che però ha avuto sempre un'idea complicata, era questa, che non so quanti di voi conoscono, quella che va sotto il nome di effetto Baldwin. Ora Baldwin, che era questo signore qua, era uno psicologo americano della fine dell'Ottocento, lui studiava psicologia dell'età evolutiva dei ragazzi, insomma. E allora lui nel 1896, quindi ben prima che si coagulasse la sintesi moderna, lui pubblica questo lavoro su American Naturalist, che era, il titolo era New Factor in Evolution. Tra l'altro contemporaneamente pubblicano, c'è quest'altro Morgan, che anche lui pubblica un lavoro simile su Science, il titolo era Modification and Variation, e poi c'era anche quest'altro Osborne che pubblica sulla Transaction, un modo di evoluzione che non richiede né la selezione naturale né l'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Allora, cosa diceva questo effetto Baldwin? Il nome effetto Baldwin gli è stato dato da un genetista intorno al 1940. Diceva così, si riferisce a quegli aggiustamenti fenotipici. Cos'è il fenotipo? Allora, il fenotipo è come io sono, cioè la mia forma, il mio modo di fare, cioè quello che io sono, che appare. Il mio genotipo è cosa c'è dentro nel mio DNA, il mio fenotipo è come sono. L'effetto Baldwin si riferisce agli aggiustamenti fenotipici che avvengono negli organismi viventi in risposta a forze esterne. Ora, che un organismo vivente esposto a condizioni di ambiente esterno si modifichi, questa è una cosa che tutti noi sappiamo benissimo. Cioè, voglio dire, una delle caratteristiche tipiche di un organismo vivente è proprio quella di adattarsi alle condizioni esterne, questo è proprio caratteristico. Allora questi, lui li chiamava accomodamenti, e poi la parola accomodamenti è data in disuso, dice questi accomodamenti, adattamenti, possono potenzialmente, queste sono le sue parole, possono potenzialmente permettere agli organismi di sopravvivere. Certo, se uno si adatta sopravvive, ma sopravvivendo può riprodursi, sopravvive e fa figli, e i figli nascono in questi nuovi ambienti, e anche loro, questi figli, si adattano al nuovo ambiente, sopravvivono e danno figli, e vanno avanti così. Quindi, lasciando tempo,
a che la variazione genetica diventi obbligata, quella che noi chiameremmo oggi costitutiva. Cioè lui dice: io vado a venire al Polo Nord, mi adatto in qualche modo, aumenta lo strato di grasso per difendermi dal freddo, e in questo io metto in moto il mio patrimonio genetico in modo tale da avere più grasso e sopravvivo, faccio figli, anche loro sono al Polo Nord, anche loro inducono, parola tecnica, l'espressione di un maggior pannicolo adiposo, fino a che dopo un po' di generazioni quel carattere maggior pannicolo adiposo, che prima dipendeva solo dal fatto che era esposto al freddo, diventa invece costitutivo. Quindi lascio tempo a che il mio genoma, il mio patrimonio genetico si adatti alla nuova condizione. Cioè caratteri che prima emergevano attraverso l'interazione dell'organismo con il loro ambiente, più tardi diventano incorporati in una forma genetica che si esprime nel nuovo programma di sviluppo. Cioè, voi capite che questa posizione è esattamente l'opposto di quella della sintesi moderna, perché è come dire, l'idea era, prima avviene il fenotipo e invece il genotipo segue. Vado al Polo Nord, mi adatto col mio fenotipo e do tempo al mio genotipo di seguire la situazione. Phenotype first, genotype follows. Mentre nella teoria sintetica, nella sintesi moderna, è esattamente il contrario. Prima c'è il genotipo e poi. Phenotype first, genotype follows. Cioè, sono proprio antitetiche. Ora, allora, sì, va bene, adesso. Perché le idee di Bardo non furono accettate dai darwinisti? Quando dico darwinisti, in questo caso dico quelli della sintesi moderna, cioè i neodarwinisti. Ma per esempio perché Johansen, che è stato uno dei caposali, quello che ha introdotto i termini genotipo e fenotipo, che il Massimo conoscerà, lui diceva, Johansen, la concezione del genotipo, dell'eredità, è un punto di vista astorico delle reazioni che avvengono negli esseri viventi. Cioè non c'entra nulla la storia in cui vive l'organismo. Suggerisco che è utile sottolineare il radicale concetto astorico di genotipo nella sua stretto antagonismo al punto di vista fenotipico. Cioè era una posizione molto genocentrica e quindi diceva no, Baldwin no buono, non va bene. L'altro punto per cui le idee di Baldwin non erano accettate era che il sapore lamarchiano delle idee di Baldwin, perché Baldwin diceva ma come... io mi adatto al Polo Nord e man mano questa capacità dopo diventa costitutiva nei figli dei miei figli dei miei figli. Quindi era, se vogliamo, una specie, anche se non proprio come la pensava Lamarck, di ereditarietà di caratteri acquisiti. Ma questo concetto era assolutamente proibito perché contrastava con la cosiddetta dottrina di Weismann. Weismann era un biologo tedesco, fine dell'Ottocento, perché lui diceva no, l'eredità avviene solo attraverso le cellule germinali, i gameti, e quindi non è possibile che se il mio corpo si adatta le mie cellule gametiche possano risentire di questo fatto. Nota bene che in realtà Weismann non voleva mica dire questa roba qua, cioè è stato interpretato malissimo, perché l'idea di Weismann era, questo è il suo disegnino, era questa qua. Lui diceva, all'inizio della vita di un organismo c'è una cellula germinale, che poi nel suo sviluppo dà origine a delle cellule somatiche, SSS, quella del corpo, e qui manteneva la linea germinale. Ora, lui diceva, ma se la cellula germinale, per usare una terminologia attuale, è totipotente, le cellule somatiche perdono un po' di questa totipotenza e quindi modifiche che avvengono in queste cellule somatiche non potranno più ribaltarsi sulla la linea germinale, e questa quindi è una linea cellulare totalmente indipendente dall'ambiente. Questa era stata l'interpretazione che avevano dato stretta alla teoria di Weismann. Peccato che Weismann non la pensava così,
perché Weizmann comunque pensava che le condizioni esterne fossero essenziali per produrre variazioni nelle cellule germinali. Cioè, ho capito che sulle cellule somatiche non comunicano, lui dice, però sulle cellule germinali le condizioni esterne possono agire. Infatti diceva e sosteneva the inheritance of acquired germ-plasma variation, l'ereditarietà di variazioni sul plasma germinale acquisite. Il meccanismo era descritto come una definitely directed, una variazione definitivamente direzionata, rispondente alla condizione ambientale. Tutto sommato non ho mai capito perché, però di Weizmann hanno preso solo questo aspetto molto rigido di separazione. Ah, è andata così. Comunque, non è che poi le idee di Baldwin però sparirono, si mantennero, anche perché ci furono sempre filoni di ricerca che dimostravano la validità dell'osservazione di Baldwin, anche se non era Baldwin, non aveva fondato su aspetti sperimentali, però voglio dire, concetti come quella che si chiama la norma di reazione o l'assimilazione genetica. Woodington è stato un famosissimo embriologo genetista, questo è un classico suo esperimento, lui l'aveva fatto su drosofila, poi l'hanno ripetuti anche su esempio. Si prende questi semi di questa pianta, si allevano gli stessi semi o a 30 gradi o a 10 gradi. È chiaro che a 30 gradi la pianta cresce di più che a 10 gradi, per questione puramente di temperatura. Dopodiché, quindi, questa fa figli a 30 gradi e questa fa figli a 10 gradi. Se io prendo i figli di questa pianta allevata a 30 gradi e adesso li allevo a 20 gradi, vengono delle belle piante rigogliose. Prendo questi, i figli delle piante cresciute a 10 gradi e li metto anche loro a 20 gradi, stessa condizione, queste erano rigogliose e queste no. Allora, cos'è questa? È una trasmissione, cioè queste qui si ricordano di essere cresciute come figlie da una pianta che era cresciuta a 30 gradi, e non solo i figli ma anche le nipoti e le bisnipoti, e quindi era un concetto che in qualche termine dimostrava la validità di Baldwin. Cioè, il concetto di Woodington dice cos'è l'assimilazione genetica, è un processo attraverso il quale un carattere fenotipico, cioè un aspetto dell'individuo che inizialmente è prodotto solo in risposta a influenze ambientali, diventa, attraverso un processo di reazione, take over, cioè assimilato dal genotipo, così che è trovato anche in assenza dell'influenza ambientale che all'inizio era stata necessaria. E qui siamo nel 61, cioè in pieno periodo di sintesi moderna, però Woodington era un po' eretico, cioè non era molto valorizzato. Woodington che, infatti lui introduce il termine epigenetics, epigenetica, per descrivere che cosa? I meccanismi causali attraverso i quali i geni del genotipo danno luogo agli effetti fenotipici durante lo sviluppo. Questo era il concetto per dire che non solo i geni servono a fare il fenotipo, ma ci sono tutte altre condizioni sopra i geni, tanto vero che li chiama epigenetica. E questa parola ha avuto fortuna, l'epigenetica ha avuto fortuna perché nel 58 questo signore Nanni usa il termine epigenetica per un'altra cosa, cioè non nel termine di Woodington, ma lo usa per indicare i meccanismi di eredità cellulare non basati sul DNA, cioè non basati su cambiamenti nella sequenza dei geni, di cui sappiamo che la molecola portatrice è il DNA. Cioè lui dice, Nanni, esistono dei cambiamenti ereditari trasmessi alla progenie che non dipendono da cambiamenti nella sequenza del DNA. E per questo usa il termine epigenetico, che sta sopra il gene. Da allora l'epigenetica indica le modificazioni, il termine si può chiamare anche epimutazione, perché è un cambiamento a livello sì del DNA, ma non sulla sequenza delle basi, ma per modifica che sopravviene su alcune di queste basi e soprattutto sulle proteine e sugli acidi ribonucleici che ci sono, sulle proteine che avvolgono il DNA. Faccio lo schemino, si capisce subito.
Allora, voi vedete questo filo qua che gira è il DNA, dove ci sono le sue, la doppia elica con le quattro basi, eccetera, eccetera. Questo qui però non è che stia nell'empirico. Nelle nostre cellule, se fosse tutto srotolato, sarebbe una roba lunga 2 metri. Siccome invece è tutto riavvolto, ci sta dietro una piccola cellula. Ora, qui è avvolto su delle proteine che si chiamano istoni, eccetera. Allora, possono avvenire delle modificazioni sia sul livello del DNA, nel senso su alcune basi che vengono metilate, in particolare la citosina, oppure sulle proteine che avvolgono questa molecola di DNA, a seconda di come sono modificate queste proteine, è come se io del libro che ho alcune parole fossero più leggibili o meno leggibili, e quindi mi modifica un po' l'espressione. Ok. Quindi ora noi sappiamo benissimo oggi che queste cose ci sono, esistono, cioè queste modificazioni epigenetiche esistono. Allora, il problema vero è: sicuramente esistono, se sono ereditate, se sono stabili, sono direzionate, sono volutamente rilevanti, perché se fossero accidenti così non sarebbe molto interessante. Ora, esistono sicuramente, guardate queste sono delle cellule di lievito, quello della birra, insomma. Allora, voi vedete che queste cellule qui al centro, quelle in rosso, insomma, sono in rosso perché queste esprimono dei geni che non sono espresse nelle cellule vicine, semplicemente perché essendo lì al centro l'ambiente circostante che vedono è diverso da quello periferico, e quindi si adattano alla situazione. E in che modo si adattano? Modificando selettivamente alcune di queste basi di DNA, metilando sulle proteine, in modo tale da esprimere quei geni che servono a quella condizione. Ma lo stesso, questo è una blastocisti, quella che diceva Pessina stamattina. Queste cellule al centro sono già epigeneticamente diverse da quelle periferiche. Voglio dire, tutti noi sappiamo che una cellula di fegato è diversa da una cellula nervosa. Basta guardarle, si vede. Eppure hanno lo stesso DNA, fuori di dubbio. E dove sta la differenza? Beh, la differenza sta nel fatto che in alcune delle cellule di fegato saranno espresse alcuni geni, e nelle cellule nervose degli altri, e le differenze non stanno tanto nelle parole, ma nel come vengono usate le parole. Queste sono modificazioni epigenetiche. Ora, guardate, questa è la dafnia. Questa dafnia qui, se non incontra un predatore, sta così, però se incontra un predatore, e questo cerca un pesciolino che cerca di mangiarla, allora se non viene lo schiatta sull'istante si difende e produce questo uncino, che è un modo per difendersi. Allora è questo adattamento alla condizione, poi viene trasmesso. Ora, cioè, che tutto quello che si chiama differenziamento durante lo sviluppo e adattamento alla condizione esterna, che è sempre un differenziamento, la produzione di sta spina è un differenziamento in risposta a una situazione ambientale. Una pianta che cresce alla luce piuttosto che al buio è un adattamento, è tutto dipendente da modificazioni epigenetiche. Questo è interessante. Queste sono il cromosoma 3, mi sembra, umano, e questi sono due cromosomi 3 di due gemelli monozigotici, quindi geneticamente identici dal punto di vista DNA, e qui sono colorati con un sistema fluorescente, giallo indica dove i gemelli hanno punti epigenetici nella stessa posizione, cioè hanno marcature epigenetiche sulle proteine che avvolgono il DNA, sulle basi, eccetera, nello stesso punto, e questi avevano 3 anni. Ma se andiamo a prendere i due stessi a 50 anni, allora vedete, verde e rosso indicano dove i gemelli hanno punti epigenetici in posizioni diverse. Cos'è successo? Che i due gemelli, uguale sequenza di DNA, hanno fatto delle vite diverse, non saranno male. E quindi in qualche modo le loro marcature epigenetiche si sono differenziate. Quindi sono diversi per la storia, non per il loro patrimonio genetico. E allora, questo è il primo chiaro, che
le mutazioni epigenetiche sono importanti nelle cellule somatiche, ma e nelle cellule germinali, perché capite, se forse importanti sono le cellule somatiche ma non vengono trasmesse alla progenie, non servirebbe evolutivamente a nulla. Allora qui è un, questa è una famosa storia, questa è una pianta, è la Linaria vulgaris, questa l'aveva già descritta Linneo, e perché ogni tanto dentro questa pianta che fa questo fiore qui lui trovava questo variante, vedete il fiore qui ha una forma totalmente diversa, e che per Linneo, che era un fissista convinto, tutti gli enti esistono in forza del come li ha creati l'ente supremo all'inizio, eccetera, eccetera, per la miseria. Qui non è possibile, è come se dalla mucca nascesse un vitello con la testa di lupo, insomma, è un'aberrazione. Poi l'ha studiata Goethe, l'ha studiata in tanti, l'ha studiata anche nell'Antirrinum Darwin, e qui sono le parole di Darwin. Ora dice Darwin. Allora, questa si chiamava la forma volgare e questa è la forma pelorica, che vuol dire mostro, mostruosa. E lui dice, Darwin, ora io ho incrociato la forma pelorica, questa nell'antirrino, col polline della forma normale e ho fatto anche il reciproco. E ho allevato i semi, i figli, e ho visto che tutti avevano la forma normale, volgare, questa qua. Allora cosa ho fatto? Ho preso questi figli, li ho incrociati tra loro e quindi sono andato a finire nei nipoti. E allora sono andato a vedere i nipoti e cosa ho trovato nei nipoti? Che nei nipoti c'erano 120 piantine che avevano, di 120 piantine, 88, 88 avevano la forma normale e due erano in una condizione intermedia e 37 erano perfettamente peloriche. Cioè lui dice, io ho preso queste due piante, le ho incrociate tra loro, i figli erano tutti normali, poi ho incrociato tra loro i figli, sono andato nei nipoti e trovo nei nipoti 88 normali, 37 pelorici. Allora chiunque ha un minimo di familiarità con la genetica classica, cosa dice? Che questo è un bellissimo 3-1. Cioè è un carattere che segrega secondo una legge mendeliana classica, gene dominante recessivo, in F1 nei figli prevale il dominante, vai nei nipoti, segrega 3-1, classico, come verdi lì, verdi gialli, lì scirugosi, tutti noi genetica sanno benissimo. È peccato che nel 1999 è stato dimostrato che la forma pelorica è dovuto a un cambio nella metilazione del gene cicloidea nella pianta, e quindi non è dovuto a cambiamento nella sequenza di DNA, ma è una mutazione epigenetica. Allora, siccome queste piante qua esistono dal tempo di Linneo, è evidente che una mutazione epigenetica è stata, si trasmette alla progenie. Ma voglio dire, questo è un caso di storia, quindi è bellissimo per certi versi. Però negli ultimi 15 anni di trasmissione epigenetiche ce ne sono state enormi, cioè guardate, questa 2006, Transgeneration Memory of Stress Implants, qui nei ratti, Transgeneration Epigenetic Action sulla fertilità, eccetera, cioè non c'è più dubbio alcuno che le modificazioni epigenetiche esistono, sono rilevanti a livello somatico e sono trasmesse anche alla linea germinale. Però questo è molto importante, perché cosa dice? Dice che ciò che noi, dice, conferma Baldwin, cioè phenotype first, genotype follows, non esclude l'altro, ma dice che c'è anche questa strada. Allora, guardiamo due recenti posizioni. Charles Ward 96, è un padre della genetica, dice, parlando intorno alla genetica evoluzionistica, che concettualmente è la modern system, è la sintesi moderna, scrive, la maggior parte dei genetisti sarebbe d'accordo che i maggiori problemi del campo sono stati risolti. Noi non torneremo più indietro sui concetti fondamentali come quelli formulati dai padri fondatori della genetica di popolazione, Simon Rice, eccetera, eccetera, eccetera. Poi Pigliucci, 2006, 10 anni dopo, dice, Pigliucci è un evoluzionista, anche lui è a Stony Brook, adesso ha cambiato sede,
Tutto questo significa che una nuova sintesi, una così spesso annunciata nuova sintesi nelle teorie, è dietro l'angolo? Penso di sì, perché nuovi sviluppi concettuali e sperimentali continuano a arricchire la biologia dell'universo, molto oltre gli orizzonti intellettuali delineati dai fondatori, Lovelace, Mayer, eccetera. Cioè, voi capite che oggi noi siamo in una situazione dove tante di quelle cose che negava, escludeva la sintesi moderna, allora oggi dobbiamo mettercele dentro, e questo non è poco. Ma sostanzialmente, perché? Cos'è cambiato? Beh, è cambiato fondamentalmente quello che è il concetto di gene. Questo è un articolo di Nature 2006 che dice "What is a gene?". Cioè, l'idea di geni come perle di DNA su una collana non funziona più. Ora, tenete conto che è la cosa abbastanza curiosa, perché prima di Mendel il patrimonio ereditario come era pensato? Era pensato come un unicum indivisibile, che era l'homunculus, ecco qua. Cioè il patrimonio è un qualcosa che c'è dentro di noi, tutto unico e indivisibile. Arriva Mendel e cosa dice? No, no, i geni sono entità astratte, elementi discreti che determinano il carattere dell'organismo, non cioè un unicum indivisibile, ma una sommatoria di tanti elementi discreti. Un gene per il colore verde, ma ok? Questo era il... cioè si spaccava quell'unicum indivisibile. Poi arriva Morgan, 1810, che dice i geni stanno sui cromosomi come perle su un filo. Che i geni stiano sui cromosomi è vero. Poi arriva Biddle e Tatum, 1941, un gene è quello che contiene l'informazione per fare un enzima, cioè una proteina. Tutto unico, i geni sono entità discrete che stanno sui cromosomi, che contengono l'informazione per fare le proteine. Poi arriva Evelyn Malherbe, i geni sono fatti poi da DNA. Poi arriva Watson e Crick, la struttura del DNA è il dogma centrale, l'informazione è qui nel DNA e pam 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 va in giù, arriva la proteina. Questo era il dogma centrale, il paradigma della biologia sulla quale si appoggiava tutta poi la sintesi moderna. E qui siamo nel 53, poi il dogma intorno agli anni 60. Ma poi arriva Robert e Sharp che dicono, ma guardate che i geni sono discontinui, non è che è un pezzo di DNA continuo, è un gene che può codificare per molte proteine. Più del 94% dei geni umani contengono un'informazione per più di una proteina. Cioè, come dire, che sono letti con frame diversi e quindi fanno più proteine. In Drosophila ce n'è uno, un gene che codifica per 38.000 proteine diverse. Pazzesco. Quindi capite come salta continuamente l'idea del gene. Poi arriva questo qua, che fa vedere come l'informazione non è mica vero che va solo dal DNA in giù, ma ritorna su e quindi salta il dogma. E poi arriva l'epigenetica. Cioè nel 2000 i geni si modificano in modo epigenetico, l'informazione si modifica in modo epigenetico. E poi finalmente arriviamo alla system biology. Sostanzialmente dice dimmi con chi vai e ti dirò che gene sei. Cioè i geni non sono più entità indipendenti, ma ciascuno parla con tutti gli altri. E allora geni e genoma, cos'è il genoma? Tutto il DNA, tutto l'insieme dei geni. Il genoma non è un contenitore di geni. Cioè i geni sono perle su questo filo, ma sono i geni che fanno parte del genoma, che a sua volta è un continuum che comprende tutto il DNA e le modificazioni epigenetiche. I geni sono un'espressione fisiologica del genoma. E allora si arriva alla fine, qui che dice, il gene cos'è? È un processo, una dinamica di eventi che lega insieme il DNA con tutte le altre entità non DNA coinvolte nella produzione di proteine. È un concetto di gene relazionale che sembra include le interazioni tra il DNA e il suo ambiente, sia ambiente interno durante lo sviluppo che esterno. Quindi i geni cosa sono oggi? Sono strumenti, tools, che cooperano con tutti gli altri strumenti di cui l'organismo dispone e che utilizza per svilupparsi e condurre la propria vita.
quelle idee cambia molto. Tra l'altro voglio dire, cambia anche il concetto di informazione ereditaria, perché sono geni l'unica cosa che noi ereditiamo dai nostri progenitori? Se sì, allora la natura biologica degli organismi viventi nei geni. Ma se ci sono invece molte altre cose che noi passiamo ai nostri discendenti, è evidente che non sono solo geni. E noi cosa passiamo ai nostri discendenti? Certo che passiamo l'informazione epigenetica, ci sono fior di evidenze. Passiamo anche l'informazione ambientale, quella che si chiama la niche construction, cioè tutti gli organismi viventi da che mondo che mondo fanno la casa dove in questa allevano i propri figli. Cioè se noi siamo nati qui invece a Timbuktu, in qualche modo ci modifica questo. Cambia gli apprendimenti sociali mediati o attraverso sostanze alimentari o attraverso comportamenti non imitativi. Le cinci allegre che avevano imparato in Inghilterra a bere il latte delle bottiglie, poi dopo vengono guardati dagli altri uccelli, anche quelli imparano perché imitano. C'è questi esperimenti strepitosi che sono stati fatti su questi macachi giapponesi. Questi erano dei macachi che venivano nella giungla. Siccome per studiarli andare nella giungla era difficile, cercano di tirarli fuori sulla spiaggia. Allora mettono delle patate dolci sulla spiaggia e questi vengono fuori e cominciano a mangiare queste patate. Poi per caso una patata cade nell'acqua di mare e un macaco la va a prendere e la mangia, la salata è più buona. E allora questi altri vanno a metterla nell'acqua di mare. E andando nell'acqua di mare cominciano anche a mangiare i gamberetti, eccetera. Nel giro di una generazione sono cambiati totalmente la nicchia ecologica e quindi l'abitudine ed è trasmessa in senso orizzontale, non solo in senso verticale, da padre a figlio, insomma, ma anche da vicino a vicina. E questi tipi di trasmissioni vengono più e più importanti man mano che si sale nella scala evolutiva, diventando lunga e più rilevante nella specie umana, pensate all'evoluzione culturale. Quindi, cosa ci dice oggi quello che noi sappiamo della biologia sugli organismi viventi? Che è nell'organismo vivente stesso, nella sua interezza, nel soggetto che conduce la vita dalla nascita fino alla morte, luogo dove si integra, si elabora e si reagisce a tutte le informazioni che arrivano dall'interno dell'organismo e dall'ambiente esterno. E per far ciò ogni vivente usa tutti gli strumenti che ha a disposizione, il genoma con i suoi geni, il sistema epigenetico, l'informazione ambientale, la cultura, la tradizione, e trasmette questa informazione ai suoi discendenti attraverso l'ereditarietà genetica, epigenetica, ecologica e culturale, ciascun organismo nella modalità e potenzialità che la sua costituzione gli permette. Certo che un batterio non è che abbia fatto enormi possibilità, però qualcosa c'ha e man mano noi ne abbiamo molto di più. E quindi la conseguenza è che ogni organismo vivente, dai batteri agli uomini, è e sarà sempre unico, perché è definito dalla sua storia individuale, storia che è sempre particolare, irrimprevedibile, irripetibile e sostituibile, tanto più unici quanto più dotati di potenzialità informative. Sono abbastanza in tempo. Ma allora è vero che il nostro destino è scritto nei geni? Questo è molto bello, genoma delle mie brame, chi ha il DNA più bello della reame? Questo era un titolo che era su un giornale di moda femminile, grazie. Pure qui c'era l'Espresso con il DNA in tasca, grazie, se lo dice il DNA eccolo qui, e adesso l'anima gemella si trova con l'esame del DNA, cioè guardiamo la TV, apriamo un giornale e ci è trovato il gene per l'intelligenza, scoperto il gene dell'egoismo e bla bla bla. Quindi siamo noi attori del nostro destino, siamo solo dei robot, ma non solo noi, ma tutti gli organismi. E voglio dire, cioè è evidente qual è la mia risposta a questa domanda, ma questo ha delle conseguenze, a mio parere, anche sulla genetica umana. Allora, 14 aprile 2003, sequenza completa e accurata dei 3-2 miliardi di copie di base che costituiscono il genoma umano. Eccolo qua, Science e Nature pubblicano The Human Genome, data fondamentale. E allora, adesso per fare la sequenza del genoma, prima, quando hanno fatto la prima è costato un sacco di milioni di dollari, ma adesso vi possono fare la sequenza del vostro DNA per $1,000. Quindi è una cosa che si può fare, quindi, anche in tempo breve, quindi è possibile avere la sequenza completa del proprio genoma.
E quindi è il momento della quella che si chiama la personal genomics o della genome prescription, cioè voi andate dal medico, il medico invece di farlo prescrivervi la lastra al torace dice si faccia fare la sequenza di DNA, perché così da questa roba qui potremo predire le malattie cui lei è predisposto e soprattutto anche quale potrebbe essere il problema per i suoi figli. Infatti Haseltine, che era il chairman della compagnia Human Genome Science, assicura che la morte è una serie di malattie prevenibili. L'immortalità quindi è intorno all'angolo. Quindi annunci di questo genere se ne sono girati tanti. Poi ce ne erano anche un po' contrari, perché per esempio nel 2009 nel New York Times un articolo da questo giornalista che era Nicholas Wade, riportando quello che era venuto fuori sul New England Journal of Medicine, dice gli studi dei geni e sulle malattie sono a un punto morto, non passa. Nella stessa settimana Science, che è uno dei number one, riporta che gli studi del DNA sulle malattie hanno relativamente poco impatto. Perché? E chi ha ragione? Ha ragione Haseltine o quegli altri? Vediamo un po'. Beh, certo che l'analisi del genoma insieme alla storia familiare darà indicazioni importanti per la diagnosi delle cosiddette malattie genetiche monomendeliane, la talassemia, la fenilchettonuria, eccetera. Perché? Perché lì è l'alterazione che a carico prevalentemente è fondamentalmente dovuta all'alterazione di un singolo gene e quella è la causa dominante. Quindi se uno ha il gene alterato per la talassemia, sa che i figli possono andare incontro alla talassemia se metto mozzicotta, eccetera. Però attenzione, quello che non si può predire cos'è, non tanto che avrà o non avrà la talassemia, quello si predice, ma la gravità, perché la gravità non dipende solo dal fatto di avere il gene per la globina alterato, ma dipende da tutto il contesto. E quindi questo dipende da tutto il resto del genoma, da tutto il tipo di vita, eccetera, eccetera, quanto ho detto prima. Quindi sicuramente si potrà dire se sarà o meno talassemico, ma non si potrà dire con precisione quanto sarà grave la situazione. E questo non è banale, nel senso che si può andare da situazioni in cui la gravità è più elevata anche molto meno. Questo in termini prognostici e di terapia fa una certa differenza. Cioè anche quello che si chiamano i caratteri monogenici, malattie genetiche monomendiliane, non sono così semplici, perché l'espressività dipende da tutto il contesto, sia genetico che epigenetico, eccetera. Ma voi capite che se siamo a questo punto sulle monomendeliane, le malattie complesse, infarto, Alzheimer, eccetera, eccetera, queste non sono mica... quando si è fatta la sequenza del genoma si diceva caspita, allora adesso troveremo i geni per predire se andremo incontro all'Alzheimer, al diabete di tipo 2, eccetera, eccetera. E quando gli scienziati hanno aperto il genoma umano si aspettavano di trovarci i geni per malattie più comuni, però li stanno ancora cercando, voglio dire, per certi versi. Perché? Qui sono molti geni coinvolti e l'identificazione dei geni responsabili è una delle grandi sfide, come faccio a individuarli. Qui è come si fa quando si va a scommettere sui cavalli, cioè se io vado a scommettere sulle corse, il bookmaker mi dice ma quel cavallo lì te lo do a 1 a 10, cosa vuol dire? Che si stima che abbia la probabilità del 10% di vincere. Allora si deve stimare che cosa? Qual è la probabilità di andare incontro a una certa malattia di una popolazione che non ha certi caratteri genetici, è la popolazione cosiddetta controllo, rispetto a quella che ha certi marcatori genetici? E si fa il confronto dei rischi, cioè nella popolazione, nei casi controllo, senza marcatori genetici di tipo diabete 2, per esempio la frequenza del diabete 2 è 3%. In quelli che invece hanno un certo tipo di marcatori la frequenza diventa del 6%, allora si calcola così il rischio, si fa quello che si chiama l'odd ratio, il rapporto tra gli odd, insomma, cioè si calcola il rischio relativo.
Però voi capite che questi sono discorsi di popolazione, cioè un discorso di tipo statistico, e quindi poi a livello dell'individuo si potrà dire sì, guarda, tu hai più o meno un rischio maggiore o minore di andare incontro a una certa malattia, però anche qui c'è sempre il discorso della gravità e poi c'è il problema di quanto è lo stile di vita opera. Certo che in questi casi, quando si calcola che il rischio è elevato, questo può avere una certa utilità per indicare dei tipi di vita conformi. Questo appunto è il caso della ereditarietà mancante, faccio un esempio, questa è stata una cosa a mio parere molto importante. Pochi mesi fa è stato pubblicato questo lavoro del 2012 proprio per cercare di capire quanto la presenza di determinati marcatori genetici potesse essere un segno prognostico di suscettibilità a diverse malattie. E il test tipico è stato fatto in che modo? Sui gemelli monozigotici. Hanno preso 5.000 gemelli monozigotici, stesso DNA per definizione, e sono andati a vedere se quanti di loro gli veniva tutte e due diabete di tipo 2 e quanto non gli veniva, veniva uno veniva là e non veniva là. Cosa salta fuori? Ci si aspettava in questi casi che se la malattia ha una forte base genetica colpisse ambe due gemelli, quanto il loro genoma era identico. I risultati non hanno confermato. Perché? Ma perché tutti lo sappiamo che per un certo tipo di malattia la condizione ambientale è enorme. Io so benissimo che se voglio evitare di avere l'infarto è meglio che non fumi, basso colesterolo, c'è mica bisogno di fare la scheda del genoma. Però voglio dire, in alcuni casi invece può essere estremamente utile. Però vedete, le questioni è un pochino più complessa. Vabbè, qui lo salto via. 4 minuti me li dai ancora? Sì, qui dai. Il piatto ricco. Ok, lo bevo un po'. Ma allora, proviamo a riprendere il film. Storia della vita, una serie di contingenze incredibili. Organismi viventi, ciascuno di noi è unico, insostituibile perché è definito dalla sua storia. Ma questa storia cos'è? Una storia di competizione o una cooperazione tra? Vi ricordate nella visione darwiniana era la lotta per la vita, era una competizione. Ma anche Monod dice lo scopo ultimo del vivente è la lotta per l'esistenza, al fine di sopravvivere. E tutte le strategie messe in atto nel vivente sono specificazioni di questo scopo. Sopravvivere e riprodursi, consumare e prodursi. Darwin dice della guerra della natura, dal crescere della morte, deriva il più alto risultato che si possa concepire. Cioè, poi la molla è la selezione, cioè quindi la competizione. Però c'è sempre il problema dell'altruismo. Questo è un problema, è che l'altruismo è mica presente solo nella nostra specie. Forme di cooperazione, ma sono presenti a tutti i livelli del mondo biologico, anche a livello delle molecole stesse. Se voi prendete dei frammenti di DNA a caso e li mescolate, questi si mettono insieme tra loro, testa a coda, testa a coda, testa a coda, e in questo modo diventano strutture più stabili e più ricche di informazione. Ora, cosa vuol dire? Che cooperando tra loro si genera una struttura che ha dei vantaggi molto più elevati rispetto agli altri, ma soprattutto apre nuovi orizzonti, perché apre degli orizzonti informativi che in questi poveretti non ce l'avevano. Ma voglio dire, pensate a una cellula è un esempio di cooperazione tra i vari organelli, tra tutto. Pensate a un organismo, porca miseria, la cooperazione tra tutti i vari organi, ma cooperazione tra organismi. Io non so quanti conoscono i coralli, li conosciamo tutti, i siconofori, bronza. I coralli sono una popolazione di tanti individui diversi che si mettono insieme e formano un super individuo, assolutamente un super individuo, dove l'individualità è totalmente persa, esiste solo il super individuo. Quindi è una forma di cooperazione incredibile. Insetti sociali, ma voglio dire, la formiche operaie,
nota bene, qui ci sono forme di cooperazione dove in qualche modo c'è questa forma di ripartizione del lavoro, cioè, ma non si perde l'individualità. A volte le formiche operaie lottano tra loro per sostituirsi alla regina, cioè c'è ancora, non c'è come nei coralli in cui era assolutamente individuata. Vado avanti. Ma negli uccelli, forme di uccelli che aiutano e collaborano con altri per allevare la propria sono frequentissime. Nei mammiferi, lasciamo stare, cioè voglio dire, gruppi familiari, de branchi con legami coesivi, le forme cooperative sono sempre evidenti. Faccio notare che non è solo un escamotage per avere maggiore successo, tit for tat, cioè io copro questo perché dopo, ma perché si aprono anche nuovi orizzonti di comportamento e di possibilità per tutti, non per il singolo. Perché voglio dire, un altruista in una banda di egoisti viene spazzolato via rapidissimamente. E la nostra specie, cioè l'uomo, l'uomo è una specie unica per grandezza del cervello, per pure parentali lunghe che lasciano spazio alla cultura, per la cultura trasferita in altissimo grado, per linguaggio, soprattutto per la sintassi, che contribuisce a sviluppare il cervello, cioè molti animali comunicano tra loro. Noi comunichiamo con un linguaggio che ha una sintassi, che quindi può produrre estreme variazioni. Per intelligenza superiore, molto superiore, è una specie cosciente di sé. Esiste anche l'unicità dell'individuo e la capacità di riconoscere questa unicità, l'autocoscienza. Ciascun individuo è unico entro la specie, ma anche gli altri organismi sono unici. Ma noi abbiamo anche la capacità di riconoscere questa nostra unicità, cioè il concetto di persona. Lo testimoniano le prove sull'analisi del DNA, eccetera, eccetera. Ed inoltre c'è un'altra singolarità della nostra specie, che è il binomio io-tu. La singolarità sta nel fatto che le nostre menti, e quindi le nostre persone, sono costruite per essere sociali e cooperative. Cioè noi siamo sempre, io dico persona in quanto mi riferisco a un tu. Cioè c'è questa unità io-tu, unità duale. E nessun'altra specie ha percorso così a fondo questo sentiero evolutivo. Noi siamo una specie molto giovane, ma estremamente cooperativa. Ed esiste un substrato biologico per questa nostra singolarità, questo io-tu. Non so se ci sono state qualche lezione sui neuroni specchio qui. Neuroni specchio, no? Allora, i neuroni specchio sono dei neuroni che sono stati isolati, individuati non tanto tempo fa da un gruppo di Parma, Rizzolati e altro, Senegal. Prima nelle scimmie, ma poi anche nell'uomo. Però voi vedete, se voi vedete questa figura, vedete questa mano che prende questa tazza, eccetera, voi immediatamente capite che questa qui sta prendendo una tazza per bere caffè. E voi capite che questa roba qua, perché vedendo questa roba qua, mettete in movimento dei neuroni che reagiscono e simulano dentro la vostra testa come se foste voi a prendere la tazza. Cioè, so quel che fai perché lo sto ripetendo io nella mia testa senza farlo, ma cioè tu ridi, io rido, io e te siamo in rete perché con questi neuroni qua io recepisco la tua intenzionalità e la vivo come la vivessi dentro di me. Traducono in modo, questi neuroni che noi abbiamo nella corteccia prefrontale, traducono in modo automatico e involontario le rappresentazioni sensoriali indotte dall'osservazione di azioni altrui nelle rappresentazioni motorie. In pratica, l'interpretazione del comportamento e delle espressioni facciali degli altri ci permette di intuire le loro sensazioni, cioè la cosiddetta empatia, sentire dentro, sentire insieme. E dentro questa empatia che noi tutti abbiamo sono implicati come substrato organico questi neuroni specchio, cioè il cervello è programmato per provare ciò che si sperimenta personalmente ma anche ciò che deriva da esperienza altrui. In questo senso il nostro cervello è in rete con altri cervelli, nella percezione unitaria del mio io c'è anche parte del tu. E questa è una cosa molto importante perché questa è una caratteristica.
cioè nella, in questa nostra specie che da un certo punto di vista esalta al massimo la propria individualità, perché noi siamo autocoscienti della nostra individualità, allo stesso tempo c'è anche la massima relazione con il tu, questo binomio io-tu. Ecco, qui sono alla fine, questa è una foto di sta salendo in montagna, questa è una giornata di fialpinismo, c'è la nebbia, non si vede niente, e infatti ci si guarda intorno, non si vede niente, poi a un certo punto arriva il vento, pom, e si apre tipicamente da nordico, da lombardo, ma non importa, è un po' come quando quando si studia una cosa, si appassiona una cosa, allora pian piano si entra dentro nelle cose e ci si appassiona anche a tutto il resto, e soprattutto a questa ripetibilità, questo, quando ti si spalanca una roba del genere davanti, dici, ah caspita, chi l'avrebbe mai detto? Infatti è questo il punto, il fatto è che quando ci si appassiona davvero a qualche cosa, alla fine ci si appassiona ad ogni cosa, e soprattutto all'irripetibilità che caratterizza la realtà e la vita in tutte le sue forme, in un mistero che ci travaglia. Ecco, questo è un po' quello che a me suggerisce sempre quando ripenso la storia di questa biologia che ci ha coinvolto. E la frase che a me colpisce molto è poi, perché poi è la domanda che una roba del genere io mi sento sbattere sempre in faccia, è questa. La domanda quindi rimane: lo spirito di libertà, la coscienza di sé, caratteristica unica dell'uomo biologico, è un prodotto casuale dello sviluppo della materia, o piuttosto la materia rappresenta un momento della storia dello spirito? Cioè, io credo che di fronte a queste cose qua, la scienza non potrà dare mai la risposta a quest'ultima cosa, ma ce la sbatte davanti come se arrivasse il treno, insomma. E questo credo che ognuno di noi poi deve provare a risponderci. Grazie.